Ecco, qui stiamo in piazza Giuseppe Mazzini a Gaeta, che è stato un repubblicano perseguitato da Casa Savoia e addirittura nel 1870 è stato imprigionato e portato qui a Gaeta. Questa era la stazione Gaeta Formia, vedete, che portava da Gaeta a Formia, e adesso c'è un bar bellissimo, si chiama Old Station Caffetteria, e qui si fa karaoke, sala biliardo, vedete, è stato dipinto. Ma qui c'è anche Francesco, c'è Francesco, il nostro Francesco, che con la bandiera delle due Sicilie regna ancora. Ma soprattutto vediamo che ci sono dei ragazzi frequentatori che socializzano qui. Antonio, no, ti prego. Antonio, dica a tua sorella. A mia La vesco d'Alessandro. sorella. Ecco, vedete la peculiarità di questo bar, che raffigura un po', diciamo, i treni, perché da qui partivano i treni per Formia e da Formia che andavano a Roma, a Napoli. Ma c'è un orologio che segna le 10:25, che è un po', diciamo, l'orologio della strage di Bologna. Guardate che bel bar, vedete, un'architettura, dei dipinti bellissimi. Ecco la ferrovia che porta verso la felicità. Vedete, bei disegni. C'è il giornale qui, fanno un po' di pubblicità a Noi Credevamo, che è un film bellissimo che tutti dovrebbero vedere sul Risorgimento. Invece qui dice di andare a festeggiare a Torino il compleanno dell'Italia. Noi non festeggiamo Torino, noi festeggiamo Gaeta, che non ha mai riconosciuto il Regno d'Italia. Vedete, questa è un'altra sala con la vecchia stazione. Ci sono i frequentatori assidui. I vecchi clienti del Old Station. Ecco le vecchie foto. La Littorina, Littorina che doveva essere ripristinata. Infatti si era riusciti a prendere 26 milioni di euro che la Polverini, governatrice della regione Lazio, ha fatto sparire. Non che se li è messi in tasca, ma li ha presi per finanziare la sanità. No, no.
No. Là vi sono anche i cappelli del capo stazione e del suo aiutante. E lì vi sono fotografie della squadra di calcio del Gaeta. Ma vi sono anche signore bellissime che servono e avventrici bellissime che sono clienti abituali, vero? Sì, sì. Molto abituali. Meno male. No, è la mia personal training. Lei? Sì. Con le patatine in mano. Personal training, addirittura. E beh, è bello. E no le chiacchiere. Ecco, questo è l'old station. Qua c'è anche, diciamo, un gazebo a mo' di... C'è anche un biliardo dove i ragazzi possono divertirsi e socializzare, ma c'è anche una bella stufa per riscaldare l'ambiente e qui viene proiettato qualche partita di calcio, come stasera c'è Parma-Napoli, anche se Parma è una città borbonica, ma noi facciamo il tifo per il Napoli perché era l'antica capitale del regno delle due Sicilie, è una città del sud. Ecco, questa è una foto che rappresenta i soldati venuti qui al tempo del centenario dell'Unità d'Italia che si è celebrata a Gaeta e non a Torino. Gaeta non ha mai riconosciuto il Regno d'Italia e noi non festeggiamo un bel niente, noi festeggiamo il 2 giugno perché è pure la festa dei patroni di Gaeta, Sant'Erasmo e Marciano. E il 2 giugno è nato pure mio figlio, festeggio 3 volte. Poi viene Antonio, eh? Poi viene Antonio. Antonio, vota Antonio! Ah no, Antonio io. Antonio. L'altro Antonio. Non puoi mai la No, guardate le attrezzature dei ferrovieri di allora. Domani è lunedì, grande fratello. Mamma mia, grande fratello. Noi vogliamo vedere la grande sorella, che è sto grande fratello. Ah, bravo, bravo. Grande sorella. Mai visto una puntata di quella porcheria, mai. Non lo so. Come non lo so. E tu vuoi? A me non è più di favore. A me è più. 30.000 euro, io e 50.000 euro. Ecco, abbiamo visitato l'Old Station, oggi è una giornata piovosa e freddissima, noi diciamo agli avventori, ai baristi, diciamo a quelli che frequentano i bar di venire qua perché è veramente un bar accogliente, non facciamo nessuna pubblicità a pagamento. Ma quando una cosa è bella, è bella. Bravo, è bella. Bravo Antonio, sì, grazie.